Nessun allarme radon, i genitori possono tirare un sospiro di sollievo. Gli esiti del monitoraggio effettuato da ARPA Lombardia, a Sondrio, nella materna di Via Gianoli, alle elementari di Triangia e a quelle di Via Cesare Battisti, è rassicurante. Risultati svelati in municipio in sala consiliare dagli esperti del Centro Regionale Radioprotezione. Siamo qui in aula consiliare per presentare gli esiti della campagna di monitoraggio annuale sui 3 edifici scolastici che erano stati individuati per questa campagna. Gli esiti sono confortanti perché dopo 12 mesi di verifiche abbiamo un livello di radon ampiamente inferiore ai limiti normativi in tutti gli ambienti scolastici monitorati. L'unico ambiente che ha un livello entro i limiti attuali normativi, ma su cui comunque interverremo perché vogliamo riportarli sotto la soglia più restrittiva prevista dalla normativa europea, è la palestra della scuola Via Cesare Battisti. Non è un ambiente utilizzato con un uso continuo. Noi sappiamo che i limiti normativi del radon si riferiscono a degli utilizzi continuati per un ambito che è quello dell'intera vita lavorativa, perché la normativa radon è volta a contenere i rischi a tutela della salute dei lavoratori. Quindi abbiamo quest'unico ambiente, quello della palestra, dove interverremo con idonei strumenti per bonificare. In Via Cesare Battisti la palestra è l'unico locale con concentrazione media annua superiore ai 400 becquerel per metro cubo d'aria. In Via Gianoli il locale magazzino, dove si accede raramente, ha un valore medio annuo sopra i 300 becquerel. A seguito della esaustiva e decisamente completa esposizione della dottoressa Arrigone e della dottoressa Giampapa, penso che i genitori possano essere ampiamente rassicurati, tanto più che bisogna considerare come fattore incidente quello del tempo, cioè i nostri figli, i nostri ragazzi sono esposti per un periodo breve, non soltanto nella loro permanenza nell'edificio scolastico, ma anche nei singoli edifici dove appunto c'erano queste presunte situazioni di preoccupazione. Poi abbiamo visto che le percentuali sono di gran lunga inferiori, tranne che nell'ambiente più critico, che è un archivio tenuto chiuso, che comunque sarà oggetto di bonifica e ad ogni modo non è mai stato frequentato dagli alunni, per cui io direi che si può stare veramente tranquilli.